Government has proven itself unable to... Le grotte di Lascaux si trovano vicino a Montignac, un paesino del sud-est della Francia. Sono state scoperte da quattro ragazzi del luogo in maniera del tutto accidentale. Marcel Ravida, un meccanico 18enne, sta camminando nel bosco con tre amici. Trovano un buco per terra. Con un coltello Ravida allarga l'apertura e attraverso un cunicolo entra in una grotta buia. Esplorammo la grotta. Scoprimmo con sorpresa varie figure di animali. Capimmo di aver trovato una grotta piena di dipinti. Vidi una figura umana con la testa di uccello e solo quattro dita, che veniva schiacciata da un bisonte. Chiamammo quella grotta il nostro tesoro. Il giorno dopo, Ravida torna alla grotta con il suo insegnante, Léon Laval. All'inizio non capii l'importanza della grotta. Poi i miei giovani eroi mi condussero alla sala grande. E lì rimasi affascinato da quelle immagini meravigliose. Il 12 settembre 1940, dopo 17.000 anni, tornano alla luce i dipinti di Lascaux. Non sono delle semplici figure stilizzate, ma tori giganteschi, bisonti e cavalli disegnati con grande precisione e un sapiente uso dei colori. Inizialmente viene messo in dubbio che disegni così complessi possano essere opera di uomini primitivi. La gente ha pensato subito che le pitture fossero false, perché non riusciva ad accettare l'idea che già 20.000 anni fa si potessero realizzare dipinti non meno sofisticati dei quadri che si fanno oggi. La scoperta di Lascaux chiuse il dibattito sulle abilità e le capacità dei primi uomini moderni. Qual era la funzione dei dipinti di Lascaux? Si pensa che fossero immagini religiose o cronache di vita quotidiana. Visitando le grotte ci si rende conto di quanto siano strette, quindi non poteva essere un luogo di riunione, nemmeno per un piccolo gruppo di cacciatori-raccoglitori. Probabilmente i dipinti furono realizzati dagli sciamani durante l'estasi mistica e intendevano essere delle rappresentazioni religiose di qualche divinità che aveva la forma di un animale. Ma non potendo intervistare gli autori, è difficile entrare nelle loro menti. Dobbiamo usare i mezzi dell'archeologia e provare a ipotizzare perché furono dipinte queste figure. Lo stato di conservazione dei dipinti si deve a un equilibrio molto delicato.